Decorazioni ne abbiamo fatte abbastanza, adesso pensiamo a qualche card. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qua per girare il primo video dedicato alle card natalizie, quelle che compendiano in maniera fantastica ogni regalo, perché un regalo non è veramente tale se non accompagnato da un bellissimo pensiero scritto. E dove scriverlo? Sicuramente nella card che adesso andiamo a fare. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere la nostra carinissima card di Natale. Ed ecco l'occorrente per preparare una card di Natale raffinata ed elegante. Allora, innanzitutto della colla attaccatutto o della colla in stick, un righello, una matita tonda, quindi non sfaccettata ma con un'impugnatura totalmente tonda, qualche stecca di cannella, della cannella in polvere, delle carte. Io ho scelto per la mia card i toni del beige, del dorato. Degli stickers, io abbellirò la mia card con questi stickers, un paio di forbici se sono glitterate fa più Natale e ovviamente il nostro fidato tagliabalza. E poi per il corpo del nostro bigliettino ci occorreranno un cartoncino verde e poi un cartoncino un poco più grande di colore bianco, sempre bianco sporco. Cominciamo subito e cominciamo proprio a creare il corpo del nostro bigliettino. Abbiamo detto innanzitutto tutto che il bigliettino sarà grande la metà di un formato A4, quindi cosa faccio? Prendo le misure e taglio a metà il cartoncino bianco. Ovviamente voi fatelo grande quanto desiderate. Eccoci qua, adesso dobbiamo fare in modo che il nostro cartoncino verde risulti leggermente più stretto del cartoncino bianco, in modo che esca un piccolo profilo bianco e che si veda appunto dal nostro cartoncino. Quindi prendiamo le misure, voilà, questo è quello che otterremo. Adesso dividiamo la nostra card verde a metà. Ci conviene sempre usare o una penna che non funzioni, quindi che non scriva, o un bulino, e su una superficie abbastanza morbida ci conviene tracciare appunto una linea, così, una linea che lasci impresso il segno ma che non scriva. Ovviamente su questa linea quindi piegare il nostro cartoncino, prima in un senso e poi nell'altro. Adesso dobbiamo lasciare la stessa cosa, dobbiamo fare con quello bianco, questi poi andranno assemblati così. Perfetto, a questo punto dobbiamo creare una finestrella all'interno della quale alloggiare la nostra decorazione. Dobbiamo prendere in considerazione solamente metà lato, quindi 11,5 cm, e lasciare una cornicetta che nel mio caso deve alloggiare gli adesivi, quindi come unità di misura devo prendere la larghezza dell'adesivo. Lascerò una cornicetta tutto attorno di 1,5 cm. Ok, fatto questo, ritaglio l'eccesso, la finestrella interna. Quello che avremo alla fine di tutto ciò sarà questo. Attacchiamo quindi la prima card sulla seconda. Se avete una colla a nastro farete anche meglio di come faccio io, però insomma anche con l'attaccatutto non ci fa niente, viene bene. Quindi prendiamo la nostra carta ed attacchiamo e metto, si può dire, sotto pressa. Io in realtà lo metto sotto il piano da lavoro e faccio asciugare. Prima però devo ricordarmi quanto è ampia la mia. Allora, la mia finestrella è ampia adesso 8,5 cm. Quindi io, per fare un bel lavoro, il mio alberello lo devo fare leggermente più stretto, quindi devo partire da una larghezza di 8 cm e poi andare a scalare via via le misure. Prendiamo le nostre carte dorate, prendiamone una striscetta, non ne occorre tanta, e adesso creiamo un pezzettino che sia appunto lungo 8 cm.
quindi prendiamo il nostro rotolino da 8 cm e arrotoliamola su se stessa aiutandoci con la matita. Arrivati alla fine del rotolino, diamo un punto di colla e facciamo appiccicare il tutto. Dopo aver fatto la sigarettina da 8 cm, dovremo farle tutte con mezzo centimetro di scarto l'una dall'altra. Quindi 8, 7 e mezzo, 7, 6 e mezzo, 6, 5 e mezzo e via discorrendo. Andiamo insieme. Abbiamo fatto la 8, adesso facciamo la 7 e mezzo e adesso piano piano vedrete montare tutte le striscioline. Sappiate che la lunghezza è di mezzo centimetro via via più piccola. Quello che avremo sarà una serie di sigarette in ordine decrescente, messe in giusto ordine, andranno a formare una sorta di alberello di Natale stilizzato che noi dovremo montare dentro la pagina principale del nostro bigliettino. Come? Prendiamo la nostra colla, mettiamo una bella striscia di colla al centro, ok, e cominciamo a montare il nostro alberello di Natale. Centrato ben bene, guardate che carino il nostro alberello. Adesso mettiamo un po' di cannella e col dito invecchio un po' tutto attorno. Questo darà non soltanto un odore stupendo alla nostra card, tipico e caratteristico del Natale, ma darà tantissima atmosfera al nostro bigliettino. E adesso vado a immettere i miei stickers per abbellire ulteriormente la mia card. Prendo gli stickers a forma di angolino, voilà, e li adagio su ogni angolo verde della mia card, così. Prendiamo una mini stecca di cannella, bagniamola di colla e appiccichiamola a mo' di tronco dell'albero. E adesso agghindiamo l'albero con pallette e decorazioni varie. Proprio che la nostra card è ultimata. Volendo potremmo decorare anche il retro. Io in questo caso, piuttosto che decorarla con altri 2000 ambaradan, metterò soltanto uno stickers, una bella renna. Ed ecco qui la nostra bellissima card ultimata. Guardate che ricca, che bella, quanto è elegante. Ve la faccio vedere un po' così. All'interno poi scriveremo con un marker colorato quello che vogliamo. Il retro è questa bellissima renna che salta. Ora ditemi, un regalo non è più bello se accompagnato da una bella card? Secondo me sì, e vale proprio la pena di perdere un po' di tempo a compendiare i vostri doni con un pensiero che venga proprio da voi. Bene, vi lascio alle foto, faccio asciugare il tutto, vi lascio alle foto e noi ci rivediamo dopo.
insomma da fare, bastano pochi rotolini di carta ed il gioco è fatto. E io vi aspetto sempre anche sul canale Ombretta e sul canale Due Cuori Una Cappa. Lì si parla di lifestyle, qui si parla di cucina, ma il Natale sarà sempre presente in tutti e tre i miei canali, ricordatevelo sempre. Vi aspetto su tutti i miei social, i link li trovate qua sotto nel box informazioni, e soprattutto se questo video vi è piaciuto mi raccomando arrotolatemi un pollice in su e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine, questo mi aiuterà tantissimo a portare avanti Arte per Te. Grazie, grazie di cuore per essere sempre così generosi con me. A me adesso non rimane che salutarvi, andiamo tutti a fare rotolini di carta per le nostre card e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, a presto!